Incontriamo qui al Comitato Nazionale di Radicali Italiani Rosa Criscuolo, che è una iscritta all'Associazione per Grande Napoli, che è venuta appunto in qualche modo interessata al mondo radicale ed è un'avvocatessa di Napoli. È operativa nella zona anche con iniziative molto lodevoli di cui ci parlerà, in particolare una che ha un nome molto evocativo che le ho chiesto appunto di narrarci qui e di raccontarci su Liberi.tv. Ringrazio innanzitutto Liberi TV per avermi dato l'opportunità di potermi esprimere, di poter raccontare un po' quali sono le attività che di pari passo sto svolgendo grazie all'avvicinamento all'Associazione Radicale per la Grande Napoli in Campania. Posso raccontare che sicuramente avere un approccio alla scuola radicale è fondamentale per la formazione culturale e politica. Per noi giovani che magari portiamo avanti anche delle battaglie un po' controcorrente, quindi contro quello che è il pensiero globalizzato. In particolare volevo porre all'attenzione e quindi sfatando un pochettino diciamo i luoghi comuni su quella che è la nascita del blog I Cosentiniani, che raccoglie migliaia di persone, a volte anche un po', diciamo, vergogna a dirlo perché il seguito è abbastanza grande, e che è stato un po' frainteso, perché in realtà i cosentiniani nascono prendendo a simbolo Nicola Cosentino in merito alla lotta contro la misura carceraria preventiva, ma non vogliono assolutamente osannarlo come un leader coreano, come è stato detto da alcune testate giornalistiche come il Corriere del Mezzogiorno, eccetera. Riteniamo la misura carceraria preventiva sicuramente un abominio del procedimento penale e continueremo a lottare per la stessa, ma soprattutto perché il problema della legge in merito, insomma, alla misura carceraria preventiva interessa soprattutto le persone di fasce deboli che purtroppo continuano a persistere la loro continuano a stare, insomma, proprio nel carcere perché non hanno la possibilità economica di poter pagare avvocati di alto livello, e sicuramente bisognerebbe, insomma, cercare di regolamentare questo fenomeno grave, così come tanti altri fenomeni che dovrebbero avvicinare il procedimento penale alla democrazia. Inoltre ho dato vita, insieme alle altre due avvocatesse con le quali abbiamo avuto il coraggio di aprire uno studio legale tutto al femminile, tutto a rosa, e nulla a che fare con le quote rosa, sulle quali, insomma, ho diciamo un non mio, diciamo, perché poteva essere una chance buona in politica, però il rosa resta un colore carino e basta. Sì, resta un colore carino, però purtroppo, come tutte le chance, noi in Italia ce le bruciamo, perché tra il dire e il fare c'è un grande mare. Mi dispiace che persone che abbiano magari principi sani e voglia di fare vengano purtroppo messe in difficoltà da delle distorsioni delle potenzialità di strumenti come le quote rosa in politica. Va bene. Comunque abbiamo dato vita, insieme a queste altre due avvocatesse, a questo studio legale, dove ci occuperemo anche di tutela dei diritti delle donne. L'associazione si chiama, richiamando con molta umiltà, Nessuno Tocchi Caino, si chiama Nessuno Tocchi Eva, e parla appunto di diritti, di violenze che devono sicuramente essere rimosse contro le donne, e ponendo però un pochettino di critica in merito alla legge sul femminicidio, in quanto purtroppo ha un po' delle sfumature di natura giustizialista, perché il problema di non poter ritirare la denuncia pone molte volte le persone in situazioni imbarazzanti, poiché bisogna andare comunque in tribunale, bisogna comunque presentarsi di fronte ad un organo giudicante per poterla ritirare. Quindi, a fronte di degli errori che mi sono capitati, purtroppo una brava persona, un bravo uomo, può essere indicato, indirizzato come un maniaco, come uno stalker, cosa che a volte non accade. Quindi, purtroppo, la promulgazione di determinate leggi e l'attivazione e l'esecuzione delle stesse a volte, diciamo, si scontrano, e bisogna comunque intervenire, bisogna parlare prima con gli operatori nella vita reale, con le persone nella vita reale, prima di porre in essere, insomma, tutte queste manifestazioni contro la violenza, eccetera, che secondo me sono state anche un po' strumentalizzate, anche un po' così come è stata strumentalizzata anche la questione un po' della terra dei fuochi, perché
neanche il decreto della terra dei fuochi, insomma, riuscirà a salvarci, questo ve lo dico io, perché con i parlamentari che l'hanno posta in essere bisogna sicuramente controllare quali sono le società alle quali saranno assegnate le bonifiche sui territori, perché potrebbe rivelarsi un ulteriore business per sicuramente le organizzazioni camorristiche del territorio. Grazie. Bene, Rosa Criscuolo, grazie a te di essere venuta qui su Libri.tv. E poi ti diciamo, siccome ci sono interessati di queste cose, ti suggeriamo di guardare un po' i nostri programmi, perché abbiamo fatto proprio a Napoli delle interviste a una donna che si chiama Laura Fiore su una vicenda di aborti e di medici obiettori, è particolarmente toccante. Grazie ancora a Rosa. Thank you.